Della carriera col Carpi. Giochiamo contro il Frosinone. Sarà forse la nostra ultima partita con la difficoltà esperto. Ovviamente questa maglia del Frosinone perché è bellissima. Gli va data lode. E primo episodio dove faremo turnover. Perché c'è gente che sta messa male. Wallace qui. Bubnic qui. La difesa forse a gennaio compreremo un giocatore perché c'è gente qua che non è che mi piaccia più di tanto. Lazzari e Lollo. Mi tocca tenere fuori Merkel purtroppo. Proviamo Pucciarelli esterno, Matos lì e Mbakoku centrale. Con Iheanacho che... No, Iheanacho ragazzi sta messo malissimo. Beh, secondo tempo si mette perché Iheanacho è indispensabile. Proviamo Virček. Ah no, c'è Lasagna che dovrò... Vabbè, Iheanacho farà una brutta fine. Fedele. Tanto col Frosinone, ragazzi, su. Dai. Oggi è proprio facile. Cofì in panchina, anche se sta messo un po' male. Gagliolo e proviamo Romo. Anzi, proviamo Benussi. Romo se lo portava in panchina. Quindi formazione con Bakoku, Matos Rider, Pucciarelli, Lollo, Lazzari, Di Gaudio, Letizia, Romagnoli, Bubnic, Wallace e Benussi. Esperto, 5 minuti. Vabbè, piove, io volevo, però vabbè, lasciamola, dai, fa niente. Scorsa partita troppo facile, secondo me, col Bologna, se non mi sbaglio, abbiamo vinto 3-0, ma era veramente troppo facile quella partita. Ora vediamo se con le riserve riusciremo a giocare meglio o anche come la partita contro il Bologna. Tra l'altro, se non mi sbaglio, il Bologna ci devono giocare, quindi o sto una partita avanti, se non mi sbaglio, beh, poi controllerò se sto una partita avanti, logicamente domenica non uscirà la carriera, perché voglio andare pari passo con il campionato. Oh, numero di Gaudio. Mi sto prolungando anche troppo, però mi sto divertendo con questa roba. Ecco perché mi sto prolungando un po' troppo. Oh, no, perché ma anticipa. Vabbè, basta. Basta. Se no poi dura troppo l'episodio. Frosinone Carpi al Town Park. Frosinone, come formazioni che te dico a fa, tanto tutti i giocatori sconosciuti. Pucciarelli. Lazzari col numero 10 è ignorantissimo. Di Gaudio, Bakoku, Lazzari, Matos, Bakoku, ancora per Matos fuori. Sparte subito forte il Carpi. Peggiori difese credo il Frosinone perché non mi pare che noi abbiamo preso un gol solo, due gol. Non mi pare, insomma, ne abbiamo prese tante. Ora voglio vedere più che altro come si comportano tutti questi panchinari. Letizia, Lollo, Pucciarelli. Che tanto si è lamentato ragazzi perché non lo facciamo giocare, quindi occasione giusta anche per far giocare Pucciarelli. Occhio a Di Gaudio. Ha segnato con il numero 7 Matos Rider. Faccio proprio lo speaker dello stadio. Intanto nel mentre che la mia faccia diventa rossa ha segnato Rider. Grande tiro di Di Gaudio, parata non bellissima del portiere del Frosinone. E Matos Rider era lì, pronto e preciso. 1-0. Ciofani, San Marco, Gori, Gori che è di proprietà del Milan. San Marco, ancora Matos, falciato. Poi Lazzari, recupera Mbakoku, gira per Lollo, ancora Di Gaudio. Di Gaudio che si sta ritenendo una buona alternativa. Ho sbagliato il passaggio. Ci ha messo 2 anni e mezzo Di Gaudio per passarla. Bertoncini, Zappino. Ecco perché quel portiere non era ottimo. Hanno Zappino in porta. Soddimo. Pavlovic. Soddimo. Occhio a Soddimo. In azione solitaria per Gori. Bravo Bubnic, Eva, Lava, Wallace, levati da mezzo. Matos, Bakoku. Ah, pallone di ritorno brutto di Bakoku. Poi Pavlovic, Russo, Ciofani. Lo insegue Di Gaudio. Ciofani si gira, il numero 13 gira dietro per il 69 Bertoncini, poi Gori.
Pavlovic. Pressing molto alto del Carpi. Ora Soddimo che se ne va a Pucciarelli. Torna Wallace su di lui. Palla dentro, chiude tutto Lollo. Pucciarelli, Matos, Di Gaudio, ancora Matos. Palla per Mbakoku, ancora Matos, ancora Mbakoku, ancora Matos. Non è vero, scherzavo. Bertoncini. Sono testardito troppo con l'1-2. Bertoncini. Ciofani. Ancora Bertoncini. Gori. Pavlovic. Non mi fanno più toccare palla. Castiglio. Pavlovic. Benussi. Che gira dalle parti di Letizia. Poi Romagnoli. Lollo, Lazzari, bella palla di Lazzari per Matos. Matos dentro per Lollo. Palla gol sciupata dal Carpi con Lollo. Che tira alto. Cesar Prates ha fatto. Zappino, palla dalle parti di Lollo. Contrasto con Ciofani, se non mi sbaglio. Poi Soddimo. Pavlovic. San Marco. Paganini. Sì, era Ciofani. No, 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 era lui, era Castiglio, scusate. Palla per Gori. Occhio a Soddimo. Benussi con una parata un po' strana. Bubnic, Letizia. Madonna. Chiamo calmi. Non regaliamo i palloni. Castiglio. Gori. Gira dalle parti di Castiglio. Ancora per Gori. Non mi fate segnare dall'ex Milan. Tra palo. Palo. Occhio ragazzi, occhio. Va, occhio, t'ho detto. Castiglio. Wallace e poi Benussi. Bravo Wallace a coprire. Forza Pucciarelli. Bubnic. Ho capito che gol sbagliato che ho segnato, ma non facciamo valere sempre sta regola. Ciofani. Ancora Ciofani. Gori. Castiglio tocca a Wallace, Bubnic in calcio d'angolo. Non è vero, scherzavo. Tutto regolare, rimessa dal fondo. Lollo. Pucciarelli. Pucciarelli non è molto nel vivo del gioco. Infatti mi toccherà fare qualcosa. Bella palla questa per Mbakoku. Palla poi per Di Gaudio, si è stirato, si è steso uno, non so che è successo. No! Skill incredibile che ho fatto, manco io so come, non lo so. Ciofani. Comunque grande skill davvero di Di Gaudio. No, Mbakoku giocala bene sto pallone, Russo. Ciofani. Pavlovic. Urkavak. Soddimo. Allarga dalle parti di San Marco. Poi Bertoncini. Frosinone che sembra stargli bene l'1-0. Non attacca, tiene solo palla. Finisce il primo tempo così con il Carpi in vantaggio 1-0 per il gol di Matos Rider. Cambi li faremo dopo perché ho in panchina da provare Fedele e Lasagna e Visek. Quindi qualche cambio dopo lo faremo. Bravo Matos. Palla per Mbakoku che prova il T. Ho preteso un po' troppo qui da Mbakoku. Però vabbè, tutto regolare. Castiglio. Lollo. No, Castiglio. Gori. Ciofani. Mi prudeva il dito, ragazzi. Cioè, sono l'unica persona al mondo che gli prude il dito. Gori. Pavlovic. Soddimo. Che cos'è? Perché? Che fallo ho fatto? Vabbè. Pavlovic a battere questo calcio di punizione regalato. Dentro Lollo. Matos. Riparte Mbakoku. Non è vero. Bertoncini. Russo. Ciofani. E voilà che gol ha fatto Paganini.
Da un calcio di punizione regalato nasce il gol del Frosinone con un bel gol di Paganini. Però, boh, non sono tanto sicuro che ci fosse quella punizione. Vabbè, Wallace, Pucciarelli, mamma mia, mi sembri Cerci all'epoca del Milan. Cioè adesso, vabbè. Vai Pucciarelli. Bravo Pucciarelli, si è svegliato. Bella, no! Ciofani. Naccia Pucciarelli, aveva fatto pure una buona cosa, non è passato il pallone. Che ho sbagliato a fare l'intervento con Bubnic. Bravo Romagnoli. Gira tutto Letizia, male però. Ancora Paganini. San Marco. Frosinone ora che prende campo. Niente raga, mi sa che era il Bologna proprio che faceva schifo in questo caso. Gori, guarda dove è passato il pallone. Sodimo. Carpi in difficoltà adesso, recupera con Matos. Palla per Mbakoko, ancora Matos, scambiano i due. Poi bella palla di Matos per Mbakoko, che aspetta e vuole Pucciarelli. Vediamo Pucciarelli, si ferma Pucciarelli, la mette in mezzo per Mbakoko. E sta il retropassaggio. E Zappino la prende. Poi Wallace. Letizia. Di Gaudio, un po' sparita dal gioco. Bello l'inserimento di Matos Rider, che ha preso Zappino. Cambi tra poco. Cambi tra poco, ma non me fanno fa manco. Oh, cambi. Leviamo Matos. In questo caso mi dispiace tantissimo aver levato Ienacho dalla cosa. Porco Giuda. Dalla panchina, perché sarebbe servito tanto. Proviamo Fedele al posto di Lollo, che non mi è piaciuto per niente oggi. Ma anche le altre partite, solo che c'è punto su Lollo, perché è un giovane molto interessante che può crescere anche tanto di overall. Lasagna, Lazzari. Gioca la semplice, Lazzari. Fedele. Visek. Lazzari! No! Lazzari! Lazzari! Il gol di Lazzari che porta in vantaggio il Carpi. 2-1 sul Frosinone al 69esimo dopo aver fatto i cambi. Credo sia stato Lasagna che ha lanciato Lazzari, che nella prima risposta trova bene Zappino, nella seconda di testa batte il portiere del Frosinone. Bravo Andrea Lazzari, 2-1. Il numero 10 rimarrà sulle tue spalle. Paganini. Letizia gli ruba il pallone e se ne va. Diakite. Diakite sarebbe da comprarmi, sapete? Dato che su Ultimate Team ci sto trovando bene, poi vediamo. Su a gennaio mi piacerebbe comprare Diakite. Poi Lazzari, Romagnoli. Ora possessiamo palla. Benussi, Letizia. Teniamo il possesso di palla, dai, di Gaudio. Bubnic. Pucciarelli. Numero di Pucciarelli che se ne va. Carlini ritorna. Allora Pucciarelli si deve fermare. Deve darla a Wallace. Bravo Pucciarelli in questo caso. E Wallace un po' meno. Chiude tutto Bubnic. Gira Romagnoli dalle parti di Benussi, che gira dalle parti di Letizia. Letizia che cambia dalle parti di Di Gaudio, che tocca con la mano. Cioè, no, ma c'è stava Lasagna lì davanti. Ora Visek, non lo so, io confondo sempre i due. Bertoncini ostacolato da... No, allora era Visek, perché Lasagna e Scarpini blu. Visek è il 9, sì. Eccolo per Lasagna. Eccolo per Lasagna. Lasagna la mette giù fuori gioco. Diakite. Lungo. Ostacolato da Fedele. Fedele non è entrato male in partita, anzi, forse anche meglio di Lollo. Bravo Lasagna qui. Porco Giuda che sti rischi. Di Gaudio. Piotta. Diakite è sulle sue tracce. Ui, Di Gaudio si fa beffe di Diakite. Di Gaudio la mette in mezzo. Il tiro. Mamma mia ragazzi. Alla fine della partita leggo il commento. Ma mamma mia ragazzi che ha fatto Lasagna qua. Ciofani, Diakite, schierato largo tra l'altro dal Frosinone, perché lo vedo sempre
Terzino, o ha una difesa a 3 il Frosinone, o lo ha messo terzino. E non so chi sia l'allenatore del Frosinone per mettere Idekid e terzino. Comunque, Russo e Pavlovic scambiano il pallone. Palla per Longo, ancora sta con la da Bucciarelli. Longo non ha toccato un pallone. Palla larga dalle parti di Visek, Malca al collato da Lasagna. Allora Gori che gira dai parti di Russo per San Marco. Poi Diachite, ancora il finto terzino. Poi Russo, Carlini. Gira dalle parti di Longo, Paganini, Romagnoli, Benussi, poi Visek. Lazzari finisce la partita. Me ne stavo pure andando con Lasagna. Comunque finisce la partita 2-1. Ancora vittoria per il Carpi che è lanciatissimo. Reti di Matos Reiter e Lazzari contro l'unica rete di Paganini. No, perché mi ha fatto... Ah, ok. Parlò. Leggiamo il commento. Saluto Coso0992. Saluto Coso0992. Vediamo un po' come siamo messi in classifica e poi finisco l'episodio. E spammo il mio canale YouTube come sempre. Aggiornamento dall'Inghilterra, ristabilito Caprari, quindi dalla prossima partita forse li avremo Caprari. Ah, è vero, Borriello per fortuna l'avevo levato, non mi ero ricordato di cambiarlo, fortuna l'ho fatto senza vedere la mail. Caprari che mi dice sono in grado di giocare. Ah, Di Claudio che mi chiede addirittura la cessione, ma Di Claudio sta giocando, io lo lascerei. Certo abbiamo Caprari e Gabriel Silva e anche Di Claudio. Di Claudio potrebbe fare l'esterno destro, dato che non abbiamo nessuno di esterno destro, capito? Tutti più o meno ristabiliti. Quindi alla prossima partita li avremo tutti. Di Claudio dov'è precisamente? Qui. Io farei tipo così. Anzi, così, perché Lollo è meglio tenerlo. Così ce l'avremo sempre in panchina se ci servirà. Ok, detto... Ah no, non è vero, che ho detto questo? Dove dà la classifica? Oggi c'ho fretta. Il Carpi è quinto, ha gli stessi punti della Juve e un punto sotto la Roma. A me la quinta posizione va più che bene perché io voglio entrare in Europa League. Quindi la quinta posizione mi andrebbe più che bene. Buono, buono. Perfetto, detto questo, la live finisce qui. Ricordo questa live verrà caricata domani sul canale Ale Gamer cercando con il tag Stoner2765. Risaluto Coso0992 e saluto tutti voi. Al prossimo video, lasciate like se volete o commentate, magari consigliandomi qualche acquisto per gennaio, dato che i milioni saranno 11 da spendere per il mercato di gennaio. Detto questo, arrivederci, ciao a tutti.